Salve a tutti, eccoci qua, pronti per affrontare una nuova partita che è entrata un po' negli annali degli scacchi. Stiamo parlando stavolta di una partita giocata, come possiamo dire, dagli scacchi viventi. E siamo nella Hollywood del 1936, dove il famosissimo José Raúl Capablanca, campione rinomato cubano, affronta il locale Herman Steiner. Non l'ultimo allevato, perché era direttore della parte scacchistica del Los Angeles Times, e comunque un giocatore piuttosto forte. I due si sono affrontati in questo scontro un po' targato Hollywood, perché presentava anche tra le pedine famosi attori, ed in particolare la star, la regina bianca Finis Barton. Vediamo quindi questa Finis che fine ha fatto. È andato, devo dire, dello spettacolo. Ok, allacciate le cinture, quindi si parte. Questa partita Capablanca gioca con il bianco e Steiner con il nero. Si inizia con una partita di re, quindi 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, standard. Cavallo C3, cavallo F6, quindi è una 4 cavalli. Alfiere B5, variante simil spagnola. L'alfiere si posiziona subito fuori dalla catena pedonale, impensierendo il cavallo. E il nero continua a giocare simmetrico, alfiere B4. Entrambi i giocatori arroccano D3, variante che chiude l'alfiere campo chiaro e apre l'alfiere campo scuro. Il nero continua a copiare D6, alfiere G5, e qui ci si aspetterà magari alfiere G4. Però forse il nero aveva visto la precedente partita giocata da Capablanca, che ho già commentato con il titolo copione. Continuare a copiare con il nero le mosse di Capablanca bianco non ha portato buoni frutti, per cui qui il nero prova a cambiare direzione e comincia a sfruttare quello che può per rovinare la struttura, il setup strategico del bianco, catturando in C3. È chiaro, qui il bianco deve recuperare con il pedone e quindi si impedona questi pedoni, però cattura verso il centro, quindi maggior sostegno per una successiva spinta di 4, e la colonna B magari potrà essere usata per svilupparatore, quindi non ci sono grossi problemi, semmai l'unica debolezza è questo pedone a 2 che ora non è così ben difeso. Ok, il bianco avrebbe la stessa opportunità di cambiare l'alfiere sul cavallo, però preferisce catturare effettivamente in C3 per non lasciare l'alfiere campo scuro del nero ulteriori possibilità. Il nero qui a questo punto di solito in queste varianti gioca donna o donna E7, quindi preparandosi eventualmente ad attaccare da questa posizione. Poi le torri entreranno in comunicazione probabilmente al centro, e forse non potrà pensare di sfondare sulle colonne D ed E, o altrimenti togliersi dal groppone questa preoccupante inchiodatura sul cavallo, che potrebbe in seguito portare grattacapi. In questo caso si potrebbe spingere H6, però alfiere H4, il bianco rimane con il solito attacco. Un'ulteriore spinta G5 indebolirebbe forse troppo le difese del re nero, per cui per il momento qui il nero non ha tenuto granché. In partita però viene giocata cavallo E7. Sembra una mossa sensata, anche se lascia subito il fianco la possibilità per il bianco di giocare alfiere per F6, cosa non giocata in partita, perché questa può essere, insomma, a prima vista una mossa succulenta, visto che il nero è un po' costretto a aprirsi la colonna. Però in questo caso il bianco ha un po' i pezzi lontani, perché la donna non può intervenire subito. Il cavallo qui l'unico modo può andare in H4, ma è un po' una manovra lenta, e tra l'altro da H4 non può attaccare, perché tutte queste case sono controllate dal cavallo nero. Quindi magari qui il nero ha tempo di spostare il re, di portare la torre sulla colonna G per contrattaccare. Infatti, ad esempio, cavallo H4, cavallo G6, un'altra scelta possibile, quella di cercare di cambiare i pezzi per rimuovere l'impedonatura anche. Questo porta un cavallo verso una posizione d'attacco del tutto plausibile come variante in qualche modo. Ok, quindi viceversa Capablanca fa una mossa un po' più d'attesa, cavallo H4. L'idea è lasciare subito la via libera alla donna, di modo che questo attacco su F6 fosse subito più effettivo. Ok, qui ci sono vari modi per continuare. Probabilmente l'idea del cavallo in G6 poteva essere plausibile, anche se non porta grossi frutti al nero.
perché qui comunque il cavallo viene cambiato subito. Ora l'idea è chiaramente quella di aprirsi la colonna per la torre, però il bianco mette un po' in crisi il re avversario con questo scacco d'alfiere che taglia la scacchiera in due e lo costringe evidentemente a difendersi in modo non proprio facile. Il re nell'angolo potrebbe subire facilmente ulteriori attacchi. Per cui Steiner prova a giocare la spinta c6, dice vabbè attacco l'alfiere quindi guadagno in qualche modo un tempo. Ed è proprio qui che Capablanca sposta l'alfiere verso l'attacco del re. Ok, si prosegue, forse a questo punto poteva essere sensato cercare di tarpare un po' le ali a questo attacco con la spinta di 5 o prendere forse qualche provvedimento per salvare il cavallo. Cosa che non viene fatta, si va subito a sviluppare l'alfiere in E6. Infatti l'idea di poter cambiare questo alfiere in C4 e creare una triplice impadronatura sembra effettivamente molto succulenta. Tuttavia qui ricordiamoci che il bianco potrebbe eventualmente arrivare in attacco in modo molto facile, per cui Capablanca decide di aprire le danze con alfiere per F6 per forzare l'apertura. Ora, che altro si può fare? Se nero procede con alfiere per C4, il bianco può ignorare completamente questa iniziativa perché questa diagonale non è più difesa, la donna va a minacciare scacco matto e qua la gestione non è certo facile, probabilmente qui G6 è forzata, dopodiché questa alfiere diventa una bestia immane, bloccando il cavallo e coprendo queste case che sono molto molto pericolose per il nero. Ci sono già idee che difficilmente possono venire ostacolate sulle case scure, visto che il nero non ne ha più praticamente alcun controllo e il re nero potrebbe finire alle strette in modo molto molto veloce, anzi diciamo che è quasi spacciato. Per cui qui il nero cattura chiaramente in F6, si apre un po' questa linea, per il momento non ci sono problemi, però il Capablanca ora gioca alfiere per F6 per aprirsi questa casa. Ok, chiaramente tutto questo è calcolato anche da parte del nero, non è che cade in questi trucchi così elementari. Difatti ok, il bianco entra in attacco, ma il nero si è appena liberato la casa F7, degno rifugio per il re che va a coprire questo pedone, contemporaneamente si toglie da questa colonna e già comincia a avere delle mire a contrattaccare con torre G8. Situazione che il bianco deve stare molto attento a come può gestirla. Non è certo tempo per star qui a traccheggiare. Un eventuale scacco di donna potrebbe essere semplicemente coperto ripetendo le mosse. Questo cavallo non va da nessuna parte, quindi il bianco qui non fa facilmente progressi. Per cui Capablanca ha bisogno di nuova carne da mettere al fuoco e spinge in F4. Minaccia di catturare e aprire eventualmente questo attacco a raggi X su questi pezzi del nero. Ricordiamoci che ora è quello il bianco che può, la cosa migliore che può sfruttare è l'esposizione del re avversario. Ok, come si prosegue? Il nero chiaramente va subito a prendere possesso della colonna G attaccando la donna, che per ora si sposta in H5. Attenzione, maggiore pressione qui su E5 e si attacca pure il re. Ora, il cavallo G6 sembra la mossa più azzeccata perché pone il cavallo, che è il pezzo meno potente in questa casa, difendendo parzialmente questo pedone. La realtà però è ben diversa perché ora il bianco controlla la casa F5, quindi il cavallo è inchiodato e verrà fondamentalmente perso, perché qui l'unico modo per malare la minaccia è catturare, ma arriva un altro pedone e si papperà il cavallo alla mossa successiva, visto che è inchiodato sul re. Per cui siamo costretti a spostare il re in G7, mossa possibile, ora forse si potrà anche rintanare su H8, però chiaramente rimane molto esposto e il nero deve stare molto attento. Si prosegue con F per E5, chiaramente non si può riprendere con il pedone F per via di questa variante matto, per cui va ripreso di D, cosa che al limite può fare anche piacere, visto che libera un po' la via alla donna per magari futuri attacchi. Però qui è il nero che deve stare attento perché è un po' alle corde con questo re così allo scoperto. E difatti è proprio ora che Capablanca inizia a pigiare duro
con mosse spettacolari. La situazione si è creata in questo modo con questa esposizione del re dalla mossa Torre G8, che come vediamo non ha portato grosso frutto, anche perché ora la torre è tarpata dal proprio re. Probabilmente le successive mosse più o meno forzate potevano essere evitate prima semplificando e per F in questa posizione. Per cui ok, torre per F4, però questi pedoni si difendono un pochino meglio, specialmente dopo che viene giocata ora torre G8. La situazione è un po' diversa rispetto a prima, si può sempre giocare donna H5, ma ora è possibile effettivamente cavallo G6, perché non c'è più il trucchetto di cattura in F5. Ok, ma vabbè, quindi Steiner ha giocato questa mossa, sembra buona, ma porta a quello che abbiamo visto, re G7, con tentativo di rifugio. Qua il nero è costretto a catturare con il pedone D e ora la mossa. Vediamo un po' se riuscite quindi a vedere la mossa di Capablanca in questa posizione, che comincia veramente a cannoneggiare l'avversario. Subito un sacrificio quindi con torre per F6. Ok, è chiaro che qui se il re fa qualcosa che non sia catturare la torre va a stare veramente male. Difatti ora con questa torre in attacco il bianco possiede completamente la casa F7, se non bastasse ci può porre anche un'altra torre dietro. Quindi giustamente Steiner non aveva di meglio da fare, cattura con il re e qui la posizione si apre. Un pezzo meno fondamentale per il bianco, ma per ora la posizione è fondamentalmente pari perché il nero ha una torre nell'angolo che non sta giocando e il bianco guadagna un tempo con torre F1 scacco. Ora il re non si può spostare per il solito motivo di prima, che c'è il matto a seguire, come abbiamo già visto, vabbè, variante leggermente diversa, ma quindi l'unica è controsacrificare il cavallo. Ora se viene ripreso di pedone il bianco resta in deficit di materiale, però si apre un pochino a eventuali contrattacchi, perché prima di riprendere il pedone, che comunque il bianco entra a man bassa su F5, il nero può dare scacco e cercare un po' di controgioco. Quindi giustamente Capablanca non è certo materialista e cattura prima di cavallo, eventualmente minacciando la scoperta. Ora, visto che la scoperta fondamentalmente non si può evitare perché non si può spostare il re, tanto vale far fuori il cavallo e pregare che il bianco non abbia combinazione di matto. La realtà è un po' diversa perché qui Capablanca entra di torre, scacco, e poi ha già subito l'appoggio su F7, quindi i pezzi forti del bianco sono attivissimi e pericolosi con il re così esposto. E qui c'è da pregare e scappare per i campi. In partita viene giocata re E7. L'altra alternativa cambia abbastanza poco, perché se viene giocata viceversa re E6 c'è comunque entrata di donna in F7. Re D6, torre F6, scacco. Qui il re può provare a scappare. La mossa migliore addirittura è donna per torre. Dopodiché la donna fa fuori la donna avversaria e si prepara a dilagare al centro. Diciamo in questa variante non ci sono grosse possibilità di sopravvivenza per il nero, che ha ancora una torre bloccata e uno svantaggio di pedoni e quindi di materiale. In partita viene giocata viceversa re 7, che però porta alla solita conclusione, donna F7, re D6, operatore F6, quindi trasposizione di mosse semplice. Qui, piuttosto che sacrificare materiale, subito il nero prova a resistere. Con re C5, unica altra mossa possibile, eventualmente maturando l'idea di poter sgattaiolare magari tra queste file e aver salva la vita. Ad esempio un caso di donna C4, che potrebbe essere una mossa abbastanza naturale, c'è re B6. Non è facile andare avanti, perché se il bianco continua a dare scacco qua semplicemente si ripete le mosse, nero ha questa minaccia, il bianco non può fare meglio che pattare o comunque ripetere le mosse. Se viceversa si prova a entrare su B7, oltre a non avere possibilità di difendere, può passare addirittura violentemente al contrattacco con torre per G2. In caso di cattura c'è questo doppio, nero recupera materiale e neutralizza ogni possibilità di risposta per il bianco, che ora
vedrà il re nero rintanarsi in qualche modo e poi fuggire agli scacchi e perdere quindi di conseguenza la partita da parte del bianco. Chiaro, Capablanca ha altre idee. Prima deve tagliare le vie di fuga al re con donna per b7. Taglia questa bella linea di fuga e si minaccia torre c6 matto. Attenzione, quindi il nero deve difendere a tutti i costi. E fare anche molta attenzione perché il bianco ha pure matto con donna b4. Quindi sia torre c8 che l'ingordigia di catturare la torre in f6 non funzionano perché c'è proprio il matto a seguire immediato. L'unico modo per cercare di salvarsi è per cui donna b6 molto pericolosa perché si pone anche subito su una diagonale su cui può dare scoperta spostando il re, quindi anche uno scacco magari può essere in qualche modo evitato dal nero con contrattacco. La realtà però è ben diversa. Altro sacrificio. Torre per c6. Scacco. Minaccia su donna. Qui si capisce subito che donna per c6 non serve a nulla perché riblocca la casa c6 e nuovamente c'è questo matto. Possibile. Ed è proprio quello che è giocato in partita perché le altre varianti non hanno senso. Vediamole però, perché un'altra opzione è semplicemente spostare il re in b5, cioè dando scacco. Il problema è che la donna è doppiamente attaccata, per cui dopo torre per b6, a per b6, donna per h7, anche qui il bianco se ne esce con un clamoroso vantaggio materiale, perché ha recuperato la donna per la torre, ha troppi pochi pedoni per il nero. Per cui giustamente Steiner decide che la cosa migliore è concedere il matto accettando anche il sacrificio seguente. E così la partita si conclude e la reginetta di Hollywood in B4 dà matto al re nero in modo spettacolare. Ok gente, siamo quindi giunti alla fine di quest'altra memorabile partita. Anch'essa bella carica di leggende. Tra l'altro abbiamo visto proprio questa combinazione finale anche nel film, quello con John Turturro della difesa di Luzin, e dobbiamo dire che il fatto che questa partita sia stata giocata a un'esibizione ha portato diversa gente, anche lo stesso Steiner, a dichiarare poi che in realtà era stata architettata da Capablanca. Comunque, vada come vada, grande inventiva del cubano, quindi tanto di cappello a questa arte sulle 64 case. Ok, quindi per questa partita è tutto, ci vediamo alla prossima, a presto e ciao ciao!